È 35 anni che abito in via Cavour, di fronte al bar dell'Angolo delle Muse, per cui un bar storico, se vogliamo. Però ultimamente ci sono dei vicini che creano dei problemi per molestie, no? Disturbi, molestie acustiche. No? Io sinceramente questo disagio, grosso disagio che viene comunque sbandierato anche con delle scritte, mi sembra veramente inopportuno, in quanto io ci abito vicino, devo dire che non vedo questo grosso disagio. C'è un giorno alla settimana che c'è un'aggregazione di ragazzi, giustamente perché Bellinzago non offre cioè, divertimento per questi ragazzi, per cui se si aggregano meglio, cioè ben venga, e questo grosso disagio io non lo trovo, perché non mi sembra, pur abitando molto vicino al bar, non lo avverto questo disagio, facendo anche poi turni, cioè alzandomi presto la mattina, per cui però io questo disagio non lo avverto. E dispiace che comunque in una situazione, cioè che sia creata questa situazione, quando sappiamo benissimo quanto male si può fare a un ragazzo che intraprende comunque un'attività, vista l'alto tasso di disoccupazione giovanile. E questo dispiace moltissimo, perché comunque, se vogliamo, segano le gambe a chi comunque ha voglia di lavorare, ha voglia di creare. Concludendo, basta essere un po' più tolleranti, chiudere le finestre e vedrà che chi ha sonno dorme e chi non ha sonno non dorme, se no va al bingo o va a giocare le macchinette alla Bennett.